Che cosa vi potete aspettare dopo una sigla così? Niente, quindi vi salutiamo, buona giornata e buon proseguimento a tutti. No, scherziamo, siamo a Race Off, ennesima grandissima puntata di questo show sull'Ippica, lo show sui cavalli, che vede qua al mio fianco, non è vero, perché Moreno rimane a casa perché lui è uno che sta comodo. Ciao Moreno, sei comunque in linea ciao, con noi? Ciao Bob, tutto bene, mi senti? Io ti sento. Io direi di sentire subito la nostra ospite, non farla aspettare troppo perché tanto... facciamo aspettare. C'è una donna, quindi tu c'hai fretta. Ti capisco. E allora noi siamo lieti di presentare Elisabetta Menzio, che è ospite oggi della puntata di Race Off. Ciao Elisabetta. Ciao a tutti, ciao. Ci siamo riusciti. Fantastico l'inizio, è stato bellissimo, quindi sarà una cosa fantastica. Deve, perché i nostri ascoltatori che allora ci ascoltano in tutto il mondo, perché abbiamo la geolocalizzazione e abbiamo dei contatti, a parte il fatto che ormai ci ascoltano più in Francia che in Italia. Come ho già detto l'altra volta. Sì, molto di più in Francia, è vero. Forse sarà perché in Italia non siamo credibili io e te, e per cui da fuori non ci conoscono e dicono vabbè. Non ci conoscono, sì, è vero. Non perché l'Ippica in Italia va picco, ma perché non conoscono voi. Esattamente, noi abbiamo un po' di questo senso di superego, e per cui parliamo molto di noi. Elisabetta, noi siamo contentissimi di averti qua. Noi ti abbiamo conosciuto al corso che si sta svolgendo a Bologna per i nuovi gentleman, e così un po' a caso è venuto fuori prima il contatto con Sergio Menichetti, grande Sergione, che penso e spero si sia divertito con noi in una delle puntate scorse. Abbiamo detto adesso diamo per par condicio la quota rosa eccetera eccetera, lo spazio a una bella ospite, quindi Elisabetta Menzi è qua con noi perché pareggia l'invito a Sergio Menichetti. Allora, innanzitutto, cominciamo subito col gossip. Com'è Sergio Menichetti a guidare? Bravo. No, a parte che con Sergio ho stretto una bella amicizia, è una persona molto simpatica come tutti i toscani, e poi è venuto fuori anche una bella amicizia che abbiamo in comune. No, abbiamo stretto un bel gruppetto di pazzi furiosi, come è giusto che sia, tra i quali c'è anche Sergio, quindi mi sono trovata veramente bene. Devi farci allora, anche gli altri nomi, scusa. Vi voglio poi vedere quando correte la vostra amicizia, dove va a finire. Bravo Moreno, bravo. A me dicono tutti, ma tu sei una persona, anche il buon Fabrizio ha detto, se volete due che tanto non fanno niente, che stanno lì ferme, chiamate la Menzio, la Danieli, la Nicoletta, l'altra che fa parte del club, e loro si mettono lì dietro, non dicono niente, non fanno niente, stanno ferme. Allora, vedete. Quindi, che Elisabetta è anche un'artista, perché stava cercando di scimmiottare il dialetto bolognese di Fabrizio Bongiovanni, aggiungiamo noi, che salutiamo sempre con grande entusiasmo, Fabrizio Bongiovanni, che è il coach del vostro corso. Yes. Sì, giusto. Com'è come insegnante? Sì, è una persona fantastica. Io dico che se l'Ippica fosse, diciamo, non voglio dire la metà, ma se tre quarti dell'Ippica fosse come Fabrizio, non avremmo i problemi che abbiamo adesso. Una persona di un rigore, di un'integrità, poi vabbè, oltre che essere simpatico come tutti gli emiliani, come tutti i bolognesi, è veramente una persona bella. Guarda, se non fosse che l'ho conosciuto anch'io al corso Gentleman, due prima di quelli che state facendo, e non avessi provato le stesse cose che provi tu, perché io non lo conoscevo bene, cioè lo conoscevo solo da tifoso dell'Ippica quando lo guidava, e del papà, invece ho conosciuto una persona che corrisponde perfettamente a quello che tu stai elencando, per cui so che non ti ha dato nulla, perché è la verità, quindi non ti ha corrotto. No, assolutamente, anzi continua a farmi complimenti, a dirmi delle cose veramente belle, e dico ma boh, vabbè, io non capisco d'accordo. Però come dici Moreno? Per questa volta sono d'accordo con voi. Sì, strano. È strano, sì. Sì, perché io e lui non la vediamo in comune. Tu pensi che nel basket viviamo il derby della città di Bologna, lui da una parte o dall'altra, tanto per iniziare, no? Quindi capisci, è come che io e lui... come le contrade senesi del palio, via. Tu metti... No, molto peggio. Allora, sì, ci siamo. Moreno, fai una domanda a Elisabetta, vai. Facile. Facilissima. Come ci sei cascata?
Di sangue, eh? Diciamo così. Ah, di sangue, ah, ecco, allora non è una colpa tua. È una colpa. No, ah, no. Ecco, vabbè. Beh, vabbè, allora, di genealogia. Sei, la genealogia. Sei perdonata, allora sei perdonata, ecco. Allora, appunto, che mio padrino è stato lo storico gentleman piemontese qua di Torino, Antonio Colombino, e mio papà nei periodi d'oro, anche quasi agli inizi, lo seguiva in lungo e in largo nelle varie trasferte che facevano, erano anche soliti andare spesso verso Trieste, Venezia, da quelle parti di là, e passavano gli interi weekend, una volta poi ci si fermava da amici di quelle parti, si facevano grosse cene, si beveva anche tanto, e ci sono delle storielle favolose che io rimango sempre ad orecchie molto aperte quando me le racconta ancora adesso mio papà, perché erano delle esperienze veramente belle. E molto. Poi appunto mio papà non ha voluto prendere la licenza perché ha un carattere un po' forte, ardente, e aveva paura che alla prima ruotata prendesse a cazzotti qualcuno. E... Ma perché, scusami, succede che nelle scuderie ogni tanto ci alzino le mani? No, mai. Cioè, a me hanno sempre insegnato che in pista si è caldi e quindi può capitare il vaffa, può capitare. E poi sì, quando si esce dalla pista... Sì, altre persone, si va a ridere e scherzare insieme, e purtroppo la competitività porta anche questo. Sì, no, cioè parte anche la frustata. A Bologna l'abbiamo visto fuori dalla pista, è partita la frustata. Sto studiando che in pista è meglio non farlo. Io ero già una di quelle che ho detto la prima ruotata sotto la pancia che mi metto, ma non per me, perché mi dispiacerebbe per il cavallo, ficco una frustata sui denti, la prossima volta non lo fanno più. Sì. E invece Fabrizio mi ha subito fulminata. Non si può. Assolutamente no, me ne farò anch'io una ragione, perché comunque il carattere ardente di mio papà un po' io l'ho preso, sono tutti già un pochettino preoccupati in famiglia, ma... Del resto la mela non cade mai lontana dall'albero, no? Da dove è caduta. Quindi avrai un carattere ardente, ma del resto anche per i nostri amici cavalli equini il carattere ardente, se ben canalizzato, è una risorsa, non un problema. Sì, è vero. Io ho proprio un soggetto... Ne ho avuti un paio di soggetti veramente incazzosa, e ogni tanto bisogna prenderci delle pause per capire che cos'ha. Certo, carattere sì. Ardenti vuol dire che bisogna avere un approccio particolare, oppure secondo il tuo allenatore nonché compagno esiste un metodo che può più o meno unire tanti caratteri focosi da gestire di cavalli diversi? Allora, guarda, questa è una domanda che è interessantissima, almeno per me è il pane della vita. Io sono un'appassionata di psicologia equina, e tanto più che ho fatto un paio di corsi di Monty Roberts, che è un horsemanship americano, e vi dirò, grazie a questo corso abbiamo iniziato a gestire dei cavalli un po' particolari, ecco, proprio un po' ardenti. Andrea ha la passione, sicuro, perché Andrea più i cavalli sono così e più lui si diverte. Adesso sta domando dei puledri di goccia d'oro e mi sembra che ne ha domati di baroncini. Sì. E tutti i passi sono suoi. Ha fatto un frontale da un paio di mesi fa, mi sembra, con un cavallo su cui sale solo lui, ma lui si diverte, lui è pazzo in quel senso che ci sale su. E a me piace di più appunto ragionare sul lato psicologico, cercare di capire qual è la problematica, perché se il cavallo è un po' riottoso o comunque mostra questo essere ardente, c'è una motivazione di fondo. Non è che il cavallo fa così, perché io odio veramente sentire rispondere perché è scemo, perché è cretino, perché no, non esiste. Hanno una loro psicologia. E siamo noi, se ci reputiamo esseri superiori, che dobbiamo cercare di capire qual è la motivazione di questa reattività che ha il soggetto. Quindi diciamo che da quel lato lì sono più io studiosa e appassionata, mentre io sono la mente e Andrea il braccio, ecco, diciamo così. Mi dispiace di non averti conosciuto qualche anno fa, perché ho avuto uno degli ultimi cavalli
diciamo che ho portato avanti fin da Puledri, tal Usain Bolt Gaps, che Moreno conosce bene perché aveva dei mezzi molto significativi, che diciamo che non ha avuto una fine psicologa probabilmente ad aiutarlo, perché è un cavallo che ha avuto probabilmente dei traumi, ma quando ne aveva voglia era... però non siamo riusciti a trovarla, abbiamo aspettato 4 anni e ho cambiato 3 allenatori, non sono mai riuscito ad arrivare alla meta. Ma lì l'avevamo capito noi cos'era stato, ma ormai non c'era più niente da fare. Sì, traumatizzato, ma, avete probabilmente. Detto, avete detto che un Ball Wise, ho capito bene? Usain Bolt Gaps. Bolt, ok, niente. Che ha corso qualche volta a Torino da Puledro, perché appunto l'aveva inizialmente l'aveva Rantanen e lo reputava un cavallo di potenziale molto importante, però lui purtroppo non faceva 800 metri e poi si buttava di galoppo. Allora una volta ci provi con il male da qualche parte, poi dopo diventa un problema di testa, perché credo che i cavalli poi quando sentono male possono anche stancarsi di sentire male. Hanno anche paura di sentire male, quindi molto probabilmente anticipano già il dolore, ecco, diciamo così. Certo. È un classico. E ci vuole tanta pazienza, ma non è detto che si arrivi alla fine. Credo che abbiamo rinunciato, l'abbiamo lasciato in pace e amen. Però davvero dispiace, perché è una sfida molto bella. Infatti ti capisco quando dici è il pane, perché cercare di capirli i cavalli, secondo me, è la cosa più bella che ho imparato nella mia esperienza. Cioè provare ad avvicinarsi a loro nell'intimo. Poi è chiaro che bisogna seguire la meccanica, devono imparare a diventare bravi, tutto quello che vuoi. Però quella è una parte molto appassionante. Quindi tu hai detto che hai studiato psicologia, quindi etologia, quindi quel tipo di... Proprio è stato proprio un corso di psicologia equina, quindi come agisce la psiche equina, i vari comportamenti, come vedono loro le cose. E poi c'è il corso classico di Monty Roberts, che è il join up, quindi Monty non usa la parola domare, addestrare, usa la parola ammansimento, perché comunque è una comunicazione con il cavallo nella loro lingua, nel loro linguaggio del corpo, e ci si parla così, ecco, ci sono mille e una maniera per far capire al cavallo che comunque, essendo erbivoro, è una preda e ha paura dell'uomo, perché l'uomo onnivoro. E insomma c'è tutta una serie di linguaggi del corpo fantastici, dove il cavallo comunque si predispone molto più volentieri invece che le dome classiche che purtroppo abbiamo nell'ippica, però non solo nell'ippica, è anche nell'equitazione, per l'amor del cielo. Certo. Però è molto bello ed è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, veramente la consiglio a chiunque abbia la passione, perché apre un mondo, apre veramente un mondo. Moreno, cosa ne pensi di questa chiave di lettura sull'ammansimento e non sulla doma? Io sono 40 anni che la penso così. Ah, che bello! Cioè, gli ultimi 40, perché i primi 400 invece non la pensavi così. Ci sono degli allenatori che domano tutti i puledri senza nessun problema. Tutti i puledri calmi, tutti i puledri che vanno in pista... volentieri, tutti i cavalli da corsa, e ci sono degli allenatori che non mettono in pista un cavallo. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi sa agire sulla psiche porta il cavallo in pista, chi non sa agire sulla psiche e va ancora come gli posso dire, con modi grezzi, i cavalli non portano in pista. Dico bene? Sì. Esatto. Tornando indietro a Usain Bolt Gaps, guardando un po' la psiche dello Stallone, che è Mondiale OK, che era un cavallo molto avanti, come si dice, i figli di Mondiale OK non andrebbero domati presto, andrebbero lasciati maturare piano piano, e poi probabilmente sarebbero anche dei grandissimi cavalli da corsa. Però bisogna aspettarli, non bisogna obbligarli, bisogna che loro si sentano il lavoro da soli. Invece i cavalli sono anche belli, perché sono, e li sforzano troppo, i cavalli vanno fuori di testa, vanno fuori giri, ecco, non fuori sono di testa. Sono d'accordo di il guardare la genealogia di madre e padre, di mamma e papà, e quindi cercare anche di conoscere le vicende agonistiche. Io sono del parere che dia un grosso aiuto per capire a livello mentale il cavallo, il puledro con cui si andrà a lavorare. Cavalli che sono pronti subito e poi
anche spingere, esagerare. E ci sono cavalli che hanno bisogno invece che te lo devono far vedere loro quando sono pronti. Sì, e non puoi obbligare, perché obbligare... Controproducente. Esatto, obbligare un soggetto che sia... animale, che sia essere umano, è sempre una cosa che non va bene, ecco. Ma infatti, vedi, io aggiungo, cioè anch'io ho 51 anni, ma ancora non ho voglia di lavorare, però mi costringono e dopo divento riottoso. Dopo divento riottoso e faccio race off, vedi poi cosa succede? Ecco, succede chiaro, così. Ascoltami Elisabetta, tu hai già avuto a che fare con dei tuoi cavalli, ce ne puoi ricordare qualcuno, così cominciamo a entrare un po' nella tua storia più dal vivo? Allora, vabbè. Il cavallo primo... con cui inizi la tua storia? C'era una volta... Il primo cavallo? Il primissimo? Sì. Allora, appunto, essendo che comunque nasco nella scuderia di mio padrino, sono vissuta pane e cavalli, quindi i primi passi li ho mossi in scuderia e ce ne sono stati tantissimi. Posso dire che una delle primissime cavalle è stata la Quaruta che aveva mio padrino, ma il primissimo cavallo, quello del cuore, forse anche colui che mi ha spinto a capire di più, è sicuramente Uclan Bol. Uclan Bol, che è il mio 26enne, ha fatto 26 anni adesso a gennaio, è stato veramente il mio primo cavallo e io ho fatto i miei 18 anni, mio padrino me l'ha regalato perché lui ha finito carriera e non ha più fatto niente, perché comunque era un cavallo ombroso, era un cavallo che hanno dato mio padrino come scarto perché era un cavallo molto difficile. Aveva paura di tutto, riconosceva la riga gialla dalla riga blu in ippodromo, però posso dirvi che è stato veramente è tuttora la mia gioia e il mio tutto. Lui è stato il mio inizio e per me è veramente il mio cuore lui, perché se non ci fosse stato lui molto probabilmente non sarei dove sono adesso e non saprei le cose che so adesso. È proprio stato il cavallo che mi ha fatto aprire il capitolo della mia vita ippica, ecco, diciamo. Mia vita equina, non ippica, la mia vita equina. È proprio un c'era una volta questa è proprio una bella storia. Vabbè. Che è proseguita con... Vabbè, poi appunto ce ne sono stati tantissimi, mi è rimasto anche qua un altro cavallo che aveva parecchi problemi nel momento in cui entrava in pista, il Cordicelle, che è sempre stato un cavallo di mio padrino, che poi è rimasto nella scuderia di mio padrino, e poi poco alla volta abbiamo deciso io e Andrea di aprirci scuderia per i fatti nostri, e ho preso anche da mio padrino Fortunale del Don, che è ancora tutt'oggi con me, che è un passo fulminato, quest'anno ne fa 18, sempre coda dritta, però anche questo è stato un cavallo che mi ha dato la possibilità di imparare, perché comunque da treno molto bravo, seppur ogni tanto faceva le partenzine, però le faceva in maniera delicata, insomma, da poter anche divertente. È stato un cavallo che mi ha fatto divertire. Tra l'altro, quando io ho iniziato a frequentare un pochettino più scuderia di mio padrino, lui era da 2 anni, mi sembra, che non portava una corsa a casa. Ho iniziato di nuovo a seguirlo un po' io, e anche l'abile, diciamo, il seguire le corse. In quel momento c'era Walter Lagorio come allenatore di mio padrino, e dopo 2 anni ha riportato la vittoria a casa, quindi anche lì una bella soddisfazione a livello personale. Ho capito che un cavallo intero va comunque stuzzicato, va tenuto presente, perché se lo si mette nel dimenticatoio si perde proprio di coraggio. Certo. E appunto iniziamo con Fortunale, e poi arriva Romantica Fonte, che anche lei è ancora in scuderia con noi, e poi arriva il nostro principino di scuderia, che è Mon Ami, il nostro Saurone Volante, che è stato un cavallo, quello con cui tra l'altro mi avete visto fare le prove pratiche in pista. Anche lui è uno scarto, è uno scarto pagato 1000 euro proprio così alla buona dal geometra Rubino, che era un compagno di classe di mio papà. E lui è stato il cavallo, diciamo, il pilastro, i pilastri, perché un cavallo, ma è stato tutti i pilastri portanti della nostra piccola scuderia mia, di Andrea. E regolare, non un fenomeno, ma regolare in una maniera incredibile, bravo come il pane. È stata la mia prima volta a far prova in pista grande,
tutti gli esamini, stelle, non stelle, prove pratiche in pista, corse senza licenza e quant'altro, è stato lui. Quindi, che dirvi, cavallo favoloso, fantastico. E che ti porterà poi all'agognata licenza. Sì, adesso io gli ho fatto una promessa e sono del parere che le promesse si mantengono. Io gli ho detto fammi fare ancora il corso gentleman e poi ti mando in pensione. Okay. Vediamo nei prossimi momenti se potrò fare l'esame con lui, sarà ancora una bella soddisfazione, altrimenti magari mi farò imprestare un cavallo da Battista Congiu se faremo l'esame a Bologna, perché certo. non si sa ancora niente. Abbi pazienza, ci vuole tanta pazienza. Sì, però ecco, sicuramente ci tengo a fare l'esame con lui o anche con Romantica, per l'amor del cielo, certo, perché certo. Sono comunque cavalli, tutti i cavalli che passano nel mio cammino ovviamente sono speciali. E poi in scuderia ho ancora oggi Volatura, appunto, di cui parlavamo prima, e Vettel SD è stata la scommessa di Andrea, perché è un figlio di Man of Many Nation e Brest MB. Non so se Big Mo vuol dire qualcosa a riguardo. Sì, infatti volevo subito sentire il nostro esperto, perché è già lì che freme, lo sento. È genealogia regale, perché se non mi sbaglio Brest MB è una figlia di Super Bowl, vero? Ecco, io lì pecco, sì, quindi sì, mi fido. Sì. Lei, esatto, lei aveva una genealogia veramente molto buona. Adesso in razza non ha dato tantissimo, ha un po' deluso in razza, però la genealogia c'è. Manny Mission è il cavallo, è lo stallone del momento, perché l'ha comprato gli esuzzi puntano molto lei come genealogia. Poi è una cavalla anche abbastanza utile, perché è una cavalla che è spesso premio, la seguo perché Torino è una delle piazze che mi piace di più, quindi è una cavalla che ti fa divertire. Io c'è una cavalla, è un cavallo, perché tra le altre cose mi sembrava che fosse che avesse raggiunto dei livelli molto alti, che non sta ripetendo adesso, è un po' giù, vero? Il Vettel. Allora, il Vettel, ripeto, appunto, è una scommessa di Andrea, solo ed esclusivamente sua, sì. Perché era puledro alle aste selezionate. Sì. E l'hanno dovuto ritirare perché un bel momento Lara e Emanuele Allevamento Fontanette lo trovano zoppo in paddock, fanno le varie immediate urgente, l'altro e quant'altro, e si trovano una cisti ossea nel posteriore destro, e quindi hanno dovuto ritirarlo perché alle aste selezionate è impossibile presentare un cavallo in quelle condizioni. Sì. Quindi chiamano gli spazzini un po' dell'ippodromo di Minovo, che siamo io e Andrea, recuperiamo tutto e tutti. E Andrea vede questo puledro e dice: ma è bellissimo, mi piace tantissimo, proviamoci. E questa va da Orsi, ovviamente, dal buon dottor Orsi, e fa un'infiltrazione una e una sola, e gli ha detto ad Andrea di non guardarlo qualora l'avesse visto doppo, zoppicante, doppino, di andare avanti, di andare con i treni, e ha fatto una bellissima vittoria dal Benga con Cosimo Cangelosi, mentre Andrea guidava la Vincol Derby, anche lì una cavalla molto particolare che a me è rimasta nel cuore, di cugino di mio papà, e niente, ci ha portato a casa delle belle soddisfazioni. L'anno scorso a gennaio arriviamo una domenica in colica, abbiamo dovuto portarlo urgentemente in clinica, l'abbiamo operato e siamo riusciti ad arrivare ai 5 anni. Sì, e quindi adesso ci va tempo, sono cose comunque che ci va a tempo, sì. E lui è comunque sempre la scommessa di Andrea, lo sta lavorando in interval training, perché comunque è un cavallo che apprezza questo metodo di allenamento, è un bel cavallo anche da salirci sopra, a me mette un po' in difficoltà nella partenza perché sembra che debba portare via il mondo, però comunque sono sempre anche un po'... Mi vado a risparmio per le problematiche che ha e che ha avuto. Fosse un cavallo sano, fosse un corallo, sarebbe sicuramente un cavallo interessante. Purtroppo ha una serie di problemini che appunto ci impediscono di andare come si dovrebbe andare con un cavallo della sua età. Ecco. Ascolta Moreno, non hai la sensazione che sia
tra moglie e marito, no? Quando stanno scegliendo il divano, sì, che il marito dice mi piace quello, però arriva a casa e tutti i giorni fa ma l'hai scelto tu. Ah, ma l'hai scelto tu. Sì. Io ci noto questa cosa, non so se l'hai notata anche tu, no? Sì, sì, è vero, sì, è comunque. Sì, invece del divano ci scelgono i cavalli. Esatto, ho detto, no, ma quello l'hai scelto tu però, eh. Ecco. Ti entro pulito che quello l'hai scelto tu. Scusa. Sì, io mi scelgo difficili, però che in pista qualcosettina fanno vedere. Lui mi sceglie magari facili e in corsa abbiamo qualche problematica nel farci notare. Beh, però, vi completate tanto, perfettamente, vi completate. Ma sì, anche perché io difficili, quindi si mette in bella mostra lui. Sì. E lui facili permette a me di fare qualcosa in pista, perché se fossero solo per quelli che scelgo io in pista non c'entrerei mai. Ecco, ecco, probabilmente quindi... è vero, sì, è un perfetto connubio. Ho interrotto Moreno che stava dicendo qualcosa, chiedo scusa. Sì. No, volevo dire che me lo ricordavo appunto che c'è stato un periodo che il cavallo andava veramente forte, poi come ti dico è sparito, però sì, queste cose qua, se non conosci il proprietario, se non conosci l'allenatore, non le sai. Ecco. Esatto. Ascolta, è un cavallo che mi hanno anche... Sì? No, di pure. No, è un cavallo che mi hanno cercato molto, però, ed è anche stata una domanda che ho fatto io a Fabrizio durante il corso, perché qua purtroppo a Torino c'è un programma di corse non fantastico, ecco, diciamo così, o comunque non adatto alla tipologia di cavalli che abbiamo noi, sì, e sì, ci capita spesso di dover fare corse a reclamare, anche se io sono assolutamente contro a mettere cavalli a vendita, io, sì, i miei, sì, a livello, sì, mio personale, e siamo quasi obbligati, e io ho, sì, fatto questa domanda a Fabrizio, ho detto ma qualora facciamo le corna, io c'ho sempre il modulo in tasca, perché se vedo qualcuno vado a metterlo dietro, insomma, però se succedesse, come faccio io comunque a dirgli guardate che questo cavallo ce ne ha mille una, perché è al lato pratico, è così, noi, sì, lo rispettiamo sempre comunque, perché quella è la primissima cosa che è la linea base di tutti i rapporti, secondo me, il rispetto. Lui comunque si presta, poi che non sia più un fenomeno come prima, ne prendiamo atto, però è passato anche un anno da un intervento veramente grosso e gli, sì, diamo anche il tempo. Sì, sono poi pochi quelli che sopravvivono alle coliche, quindi se non arrivi subito, sono più complicato. E lui deve aver passato grossa parte della notte, purtroppo. Ecco, quindi sì, è stato fisicamente un cavallo che ne ha anche, perché come ti dico, passare una colica non è proprio una cosa semplicissima. Sì, esatto. Beh, sai, quando uno ha la famiglia che lo coccola, ci mette un po' di impegno, sì, a provare a resistere. Quello è indubbio. Perché questo conta, sì, e non lo dico scherzando, ma fino a un certo punto. Quando uno si sente perso, è chiaro che se c'è un appiglio è più facile che ci metta un po' di buona volontà, e credo molto che gli animali, certo, questa cosa la sentano. Sì, credo. Assolutamente, sono d'accordo anch'io. Volevo lanciare un assist, anche se un po' mi pesa, perché a Moreno gli lancerei solamente delle pietre, no? Però stavolta gli voglio, sì, lanciare un assist, sì, per il suo amico Massimo Compagno, perché comunque, sì, si è tolto un'altra soddisfazione a proposito di cavalli che vanno seguiti, coccolati, aspettati, rispettati, con Bon Jovi MMG, che è tornato a vincere dopo la, diciamo, sfortunata esperienza francese, è tornato a vincere a Firenze. Allora, ti ricordi che ti dissi che il Verocchio l'avrebbe vinto di tutta la retta se Gop non gli andava addosso, sì, e ieri l'ha dimostrato, ieri, ma solo perché non c'era Gop. Se c'era Gop, se c'era di nuovo Gop o Gup, No, ma ieri era difficile andargli addosso, perché è andato in testa e si è isolato. Il secondo è arrivato a 100 metri. Ecco, facciamo prima così per evitare, ha detto: beh, questa stavolta faccio di mio. Così, sì. Lo guidava Massimo? Fatto, lo guidava. No, lo guidava Vincenzo Piscuoglio, ok, quindi... Vincenzo Piscuoglio è andato in testa, 1-2 i primi 800 metri, 57 a chiudere, 42 gli ultimi 6 e 13-8 la retta d'arriva, tutto spalle indietro. Beh, però mi viene anche da dire che la pista di Firenze è molto migliorata negli ultimi 2-3 mesi. Sì, certo, non è quella del cupolone che vince a fare 1-22. Sì, che onestamente lì era in spiaggia, Non è velocissima, però rispetto a quello che era è migliorata, tantissimo è migliorata. Elisabetta, quindi... la pista di Albenga e di Torino che tu conosci come sono? Ah,
Allora, niente, la pista di Torino è selettivissima, soprattutto la retta. Sì. È una pista, secondo me, importante a livello di prestazioni, e anche perché comunque vengono degli ottimi cavalli e la programmazione di corse comunque è fatta per snellire e dare la possibilità solo a un determinato standard di cavalli. La pista di Aldenga è una pista, diciamo, più caseretta, diciamola così. Anche quella è una bella pista, poi anche lì io ho delle fette di cuore perché ci vado da quando sono piccolina e quando... Tu di dove sei nativa, Elisabetta? Scusami, dove sei nata tu? Dove sono nata? Sì. A Torino, così ti diamo, darci solo se vuoi la data, non darci l'anno se ci tieni alla privacy. No, vabbè, non sono una di quelle persone, no, sono nata il 7 di dicembre del 1986. Ok. Sono giusto un per conoscerti. Sono mezzo cavallo, ovviamente. Ovviamente. non potevi mancare. E quindi Aldenga, per me è anche questa. Forse sono più affezionata alla pista di Aldenga che alla pista di Torino. E anche perché lì, voglio dire, Uclambol la sua pista era Aldenga, Monami la sua pista Aldenga, Fortunale quando arrivava ad Aldenga bisognava tenerlo in due perché arriva, non so, l'aria del mare, boh. Sicuramente come pista mi sento più a casa là che qua, che logicamente è la mia casa effettiva perché ci abitiamo. E la scuderia invece l'avete a Torino? Sì, la scuderia ce l'abbiamo qua nelle scuderie dell'ippodromo di Vinovo. Sì. Certo. Io ti voglio fare una domanda. Se ti dico il nome di un cavallo, vediamo se tu lo conosci, che è stato il primo cavallo che volevo prendere, non sono riuscito a prendere, ma proprio perché me l'hai fatto venire in mente pensando alla retta d'arrivo selettiva di Torino. Inti Luis. Inti Luis? Sì. Ti dice niente? È fantastico sto cavallo, ce l'aveva in scuderia Elio Parenti. Esattamente. È bellissimo. Io non ero niente, seguivo solo le corse ai cavalli, guardavo sto cavallo, mi sono innamorato e non ti dico che la mia carriera di proprietario e poi dopo di gente è nata con lui, ma quasi, perché era un cavallo che veramente ti strappava un sorriso. Sì, è un bellissimo cavallo, anche simpatico, devo dire. Io ovviamente non ho avuto altro che rapporti così di vista, non ci sono mai salita sulla bighetta, tantomeno sul sulchi. Però è stato anche perché mio padrino era vicino di scuderia di Elio Parenti, quindi mi capitava spesso e volentieri di averci a che fare proprio in un senso di vicinanza. Bel cavallo, sì, particolare, attirava l'occhio. Moreno, tu te lo ricordi? No, sinceramente non me lo ricordo. Ah, ma è vero che tu eri con le bighe, scusami, non mi confondo sempre, ma perdonami, non... No, parlo con Elisabetta, ma non ti preoccupare. Ma siamo due, un po' moglie e marito, mi sa che è. Ma noi ci siamo trovati per quello, nasce Race Off appunto perché uno sta da una parte, uno sta dall'altro. Sì, no, non siamo mai d'accordo su niente, hai capito? Ma io quando mi è capitato con amiche vere che si contano sulle dita di una mano di un falegname che usa la sega elettrica, insomma così, che figo quello, che schifo, e ci guardiamo e ridiamo, e sa benissimo perché la nostra amicizia durerà per sempre, non andremo mai a litigare, è una cosa bellissima. Sì, difatti. Ma infatti nel rispetto della diversità ci si può provare anche a ridere sopra, rispettando appunto le idee di tutti, cosa che ripeto, ecco, se mi permetti una piccola cosa polemica su cui poi dopo chiedo un tuo parere, poi andiamo un po' verso i saluti. Io una cosa che mi è dispiaciuta in questi miei 10-12 anni di militanza ipica, che non è finita, diciamo, è finita dal punto di vista di proprietario eccetera, ho visto che certe volte è un po' carente, poi magari puoi non essere d'accordo, il rispetto. Perché sono, è vero, al 100%. È vero l'agonismo in pista e questo ci sta tutto ed è bello, però una volta finita la pista, secondo me, o ci sono amicizie o se no molte volte si sfocia nel non rispetto. Non so se sei d'accordo. È vero. Sono d'accordissimo. Ecco, sono, questo è un mondo che in questo momento di difficoltà, secondo me, avrebbe bisogno di ricreare un codice di rispetto vero tra tutti e di condividere un po' di più quelli che sono gli obiettivi che devono essere comuni. Non si può continuare a guardare, come io ho constatato da quando sono entrato, questo è il mio orto, qua finisce, quello che succede di là non mi interessa. È molto mortua vita mea, no? Si dice, quindi la gente non aspetta altro che un tuo fallimento, a noi è capitato, a me Andrea,
non hanno aspettato altro che un nostro fallimento, che tra l'altro è stata una grossa disgrazia per quello che possiamo essere io e Andrea, che purtroppo ci è venuta a mancare una cavalla, anche lì che avevo scelto io, è stata anche lei un pezzo del mio cuore, e la gente non appena è successo questo fatto, noi tutti eravamo addosso. Un po'... Scusa? Tutti addosso, tutti addosso, tutti addosso. No, non è tanto tutti addosso, hanno fatto un gesto nascosto dei più brutti, cioè sono andati a dire alla società che visse considerata la morte di questa cavalla, di dare la scuderia dove eravamo ancora noi, perché comunque era un periodo che avevamo 8-9 cavalli, di dare la scuderia a loro perché noi avremmo chiuso. Mm. Cioè, noi ci siamo rimasti malissimo. Cioè, ma si può vivere sulle disgrazie della gente? E purtroppo è così, ed è una cosa pessima. È sempre stato così questo. È sempre stato, me lo dicono. Io non sono ambiente, così, però. È un ambiente dove cioè, si viveva di soddisfazione sulle disgrazie degli altri. Ma il discorso che, allora, tu vivi di soddisfazione se hai dei vantaggi. Non avendo dei vantaggi, che soddisfazione hai? Invece questo è un ambiente che, anche se non hai vantaggi, vivi sulle soddisfazioni, sulle disgrazie degli altri. Ma vale la pena vivere così? È tanto brutto, cioè nel senso... Devo dire, scusatemi, faccio una... poi Moreno, scusa, di pure. No, dicevo, io ho smesso quei cavalli perché i miei amici, quando correvano i miei cavalli, tifavano perché perdessero. Hai capito? Allora, io non sono così. Se un mio amico ha un cavallo, io lo sento un po' mio. Hai capito? Dai, certo, che non è vero che quando correvo mi tiravi i sassi. Dai, va là che t'ho visto. Dai, va là. A te mica il cavallo. No. Quella volta che avrei vinto di mezza retta da Rivero sulla curva che c'era te, il cavallo rotto, lo so che l'hai ciccato. Va là. Ovviamente scherzano, ma ci mancherebbe altro. Hai capito? Purtroppo questo è un ambiente così, e dove c'è molta ignoranza c'è anche molta cattiveria. Sì, perché, condivido appieno. Diciamo che nonostante siano passati tanti anni, ma l'ignoranza impera ancora nel mondo dell'ippica. Io scusami, perdonami Moreno, faccio un distinguo piccolo. Io ho visto che ci sono, come poi in tutto il mondo, in tutte le società, ci sono persone, non sono tutte fatte uguali, tu parli di Massimo Compagno, anch'io potrei parlare di tante altre persone degnissime, però di fondo rimane questa forma un po' vulgaris di affrontare le cose, la voglio dire in latino. Sì, purtroppo è così, io non faccio di tutto un erbo fascio, perché se noi andiamo avanti seguendo questa cosa qua, vuol dire che c'è anche tanta gente per cui ne vale la pena. Vale la pena, ecco, quello volevo dire, scusami, non era per smentirti stavolta. No, assolutamente. A questo proposito posso dirvi una cosa, un episodio, vai. E poi magari... Vi concludo anche facendovi a questo punto un invito, perché comunque, allora, io sempre per questi vari episodi qua ho avuto, diciamo, un crollo più o meno inizio anno, un po' prima di inizio anno, non mi ricordo, perché come al solito c'è stata l'ennesima, io portate pazienza ragazzi, per me, fatemi quello che volete, però il primo rispetto ho portato al cavallo, quindi vabbè, ho avuto un'esperienza che mi ha portato un po' giù, i soliti vocioni, i soliti insulti, e sono rimasta un po' così, ho detto ma perché io devo stare qua dentro a farmi prendere insulti da della gente veramente di poca, ecco, insomma. Allora, nel mentre poi ho detto basta, non faccio più il corso, non do più l'esame, e ancora adesso non so se all'esame andrò, ma forse più per FIFA che per altro, però dai, andiamo avanti. Ti fa onore riconoscerlo. In questo momento qua ho approfondito i rapporti di più, già del rapporto, diciamo, un po' così fancattista che c'era all'inizio con la Nicoletta Danieli, e abbiamo fatto alcune riflessioni su quanto sta accadendo, e poi le ho fatte con Sergione, le ho fatte con Adriano, che tra l'altro ha i cavalli anche lui qua a Vinovo. Adriano, cognome, scusami. Proietti, okay. Proietti, ho fatto anche con la Sofia Ricci, insomma il nostro gruppetto, con Jacopo Iommi, che è una persona fantastica che mi aveva già guidato anche romantica in universitari, insomma. Ma con la Nicoletta siamo andati proprio sul fatto che
ok, siamo noi, così. Cosa ne otteniamo? Che ci stiamo facendo da parte noi? È quello che mi state dicendo proprio voi. Cioè, ma è possibile che in questo ambiente le belle persone che hanno dei sani principi e degli obiettivi puliti, genuini, di rispetto, perché si devono fare da parte queste persone e gli altri comunque... Perché queste persone non riescono a fare blocco e provare a portare ciò che di sano c'è? Perché che è tanto, devono vincere sempre che gli è altri? Tanto, scusami, io un po' ho combattuto, ho resistito, perché c'è tanto di sano, al contrario di quello che è l'immagine pessima dell'ambiente, perché poi, ripeto, a dire così, per quello ho voluto fare la specifica, sembra che invece c'è tanto di sano, solo che è sopraffatto da quella parte sì. malsana che però incide sì, molto sì. di più. E io però ti dico una cosa, Elisabetta, io ovviamente ho più anni di te, sicuramente molti meno di Moreno, che è mio bisnonno, no, però anche l'esperienza lavorativa mi insegna, e credo che Moreno è d'accordo con me, perché anche lui nella sua vita ha vissuto questo, che purtroppo le mele marce spesso inquinano molto più rapidamente di quello che è il tempo di reazione delle mele sane. Sì, sono d'accordo. Ma è una cosa, non è che è legata all'ippica, purtroppo... Ovunque. Ci tengo a dirlo, perché è una battaglia che ho provato a condurre e mi fa piacere che anche voi, che siete le nuove leve e condividete questo progetto, perché se riuscissimo mai a ribilanciare, se non altro, avremmo già risolto metà dei problemi, credo. È il mio pensiero. In questo corso Gentleman trovate almeno 5-6 persone, sappiatelo. Bene. Se vi torna la passione, la fantasia, il volere, avete delle spalle. Abbiamo un'isola in qui a sederci, qui a appoggiarci. Sì, assolutamente sì. A me piacerebbe sì. che questi gentlemen avessero la passione del cavallo, non del gioco, hai capito? Ma noi siamo così, almeno, ripeto, soprattutto con la Nicoletta, Sofia, Sergione, Adriano stesso. Adriano è una persona che anche ieri parlavamo e dice: io sto cercando di studiare, ma c'ho il lavoro, c'ho i bambini, cioè, però anche lui appena può, oltretutto poverino, anche delle condizioni, ha un po' di problemi col papà, insomma, però lo stiamo facendo, ce la stiamo mettendo tutta di arrivare all'esame. Poi quello che succederà dopo non lo sappiamo, ma per la passione sana. Ecco, e sono felice di aver trovato queste persone qua con cui poter condividere i miei stessi fondamenti, insomma. Guarda, noi siamo contenti di averti incontrato, anche perché RaceSoft nasce con questa filosofia qua, cioè nel senso di dare voce a tutta quella che è la parte, che ripetiamo ancora una volta, è tanta, buona, bella, pulita, che tra l'altro vuol dire essere in mezzo agli animali, non può che essere una bella cosa. Quindi noi vogliamo dare voce alle persone come Elisabetta Menzio, che oggi ci ha tenuto compagnia, e sicuramente avremo occasione, abbiamo già sentito Sergione, così chiamato da Elisabetta. Peccato che in questa trasmissione c'è anche Big Mo, ma del resto non è che si può essere perfetti. E, ti lascio la replica, perché io la par condicio la rispetto, almeno. Soprattutto io sono la memoria storica, sono qua, da quando è stato creato il cavallo, cioè sì. io arrivo fin là, quindi cioè, se non ci fossi io non conterebbe niente. Dimmi la verità, che sei tu che hai insegnato all'altissimo a fargli quattro zampe invece che due, dillo mo. No, pensavo avessi staccato tutto, non sentivo più niente, dico sotto, ho tagliato subito. Il Big Mo ci fa la concorrenza alla Queen Elizabeth. Assolutamente. Lui è meglio. Cosa, concorrenza, ma lui è meglio. Cosa, me la ricordo che era da bambina, me la ricordo. Ascolta, Elisabetta, noi ti ringraziamo tantissimo, ma perché hai portato tanto entusiasmo e questo ci fa molto piacere. Ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo per quello che è la tua carriera, a prescindere, chi sei di gentleman, di appassionata. Speriamo di vederti in pista e perché no, magari un giorno ci incontreremo anche voi, mai che la voglia ritorni. Ecco, io ve lo auguro e
spero di continuare con la mia, anche se è veramente veramente difficile, però finché ci sono persone come voi e come i miei compagni di corso le cose sono sicuramente più facili. Elisabetta, un ringraziamento a te, salutaci. Grazie, tanto grazie. Andrea De Muru, Race Off, speriamo che vi possa dare anche una mano a portare a galla tutto quello che si può portare a galla di bello. Grazie ancora della tua presenza, Elisabetta, a presto. Grazie ancora a voi. In bocca al lupo per tutto, Elisabetta. Ah no, no, aspetta, ferma tutto, scusami, io non mi dimentico, Elisabetta, ecco. Ha detto, vi devo fare un invito. Tornate anche voi in pista, era quello. Ah, Io in pista sono stato solamente piste private, io non ho mai guidato. Ma nel parterre. No, Elisabetta, fatti delle domande, Elisabetta, c'è un motivo, c'è una risposta a tutto, sai. Del resto, se facciamo gli speaker nel podcast, un motivo c'è, vai tranquilla. Speriamo delle giovani leve. Ancora un abbraccio. Ciao, a presto. Ciao. Grazie, ciao. Allora, veramente un piacere ascoltare giovani appassionate. Quindi anche donne, proprio. No? Sì, perché sì, è un mondo che un po' si spinge molto dal lato maschile dell'universo, sì, no? Sì, sì, però è l'unico mondo dove maschi e femmine gareggiano assieme. È vero, bravo, sport. È vero. L'unico sport questo. Dove anche tarocchino. Anche tarocchino, sì, questo è tarocchino. Uomini e donne... giocano assieme, non c'è distinzione. Ma ti faccio una domanda, a tarocchino ci sono molte donne che giocano? No, una. Non dirlo così, racconta una balla, cioè inventati. Ne ho viste due. E come erano? Sì. Beh, delle signore, non sono ragazzine, ecco. No, ma non belle, brave o non brave? Insomma, così, ma non si può dire, erano due, quindi è come accusarle direttamente. Sorvoliamo su questa domanda. Sì. Torniamo ai nostri amati cavalli. Sì, sì. Allora, sperando appunto di vedere presto Elisabetta in pista con tutti i suoi colleghi, noi andiamo invece in pista perché si è disputato il Grand Prix de France, che è la rivincita dell'Amérique. Ma la rivincita c'è stata effettivamente perché Davison Dupont stavolta l'ha portata a casa. L'ha portata a casa, Basile l'ha portata a casa e se c'era Basile avrebbe portato a casa anche l'Amérique. Allora, Davison Dupont ha vinto sui 2100, dove è nettamente inferiore a Festai Bourbon, perché Davison Dupont è il tipico normanno da 2007 e con la furbizia e con l'abilità di Bazir è riuscito a vincere sui 2100, si è salvato, anche perché io non ci avrei neanche scommesso che poteva essere protagonista sui 2100, invece corsa il migliore. Bazir è il numero uno nel momento in cui ha visto il cavallo di Gop in difficoltà in mezzo al gruppo, ha staccato e ha fatto i conti giusti, si è salvato ad una testa sui 2100, come dico, che non è la sua distanza, è un cavallo da lunghe distanze questo, e probabilmente se sopra c'era Bazir non avrebbe perso neppure l'America. Senti, altri cavalli che si sono distinti in questo Grand Prix? Fatto appunto, come dico, Festin Bourbon ha fatto una retta finale incredibile, ma Delia Dupomero l'ha fatta altrettanto incredibile perché ha recuperato un sacco di metri allo stesso Festin Bourbon, arrivava dall'ultima posizione, è arrivata terza e ha recuperato un sacco di metri a Festin Bourbon, e Vitruvio che non ha corso male, seconda, terza ruota, ha finito davanti a Bold Eagle, quinto, quindi... E Bold Eagle come l'hai visto? Visto che quello era un po' l'ultima chiamata su una distanza più vicina a quelle che sono le sue attuali possibilità. Sì, io direi che se ci fosse, non vogliamo, Bold Eagle meriterebbe di andare a riposo, ecco. Un proprietario con un po' di buon senso l'avrebbe già messo a riposo da due anni, non da adesso, da due anni. Bold Eagle non è più lui da due anni, ma è normale poi perché sono cavalli che sono esplosi giovani. Bold Eagle ha cominciato a tre anni a vincere, a essere Bold Eagle, un po' come Festin Bourbon, quindi non possono durare all'infinito. 3-4 anni a quei livelli è già tantissimo.
E io penso che, come ti dico, 2 anni fa era già da rispettare e da mettere in razza. Vuol dire, poi vuole battere il record di Timo Co, solo che Timo Co l'ha battuto da protagonista. Lui lo batterà andando a cercare delle corse per sconosciuti in provincia, facendo ridersi dietro. Certo. Per il resto non c'è tanto altro. E la cicca? Dire. La cicca de jour mi sembra che sia arrivata quarta, mi sembra. Quindi sembra che nell'otto dei migliori anche stavolta, quindi si confermano un po' quelli cavalli. Sì. Che adesso fanno. Ok. Sì, no, forse ho sbagliato. Forse è quarta è Baie de Quenost. Ho sbagliato. E deve essere Baie de Quenost, quarta. Ok. Adesso comunque non mi ricordo. Aspetta che ci guardo. Sì. Intanto, mentre tu ci guardi, io anticipo quello che sono il capo dei partenti del Gran Premio Encat. L'altra volta abbiamo anticipato quelli che erano gli iscritti e vediamo che non c'è Zakon Jo. Sì, perché dice che ha un problema, di respirazione, di quelle cose lì. Non vorrei che, come dicevo io, cavallo da corso bisogna che corra, quando li fermi porta sfighe, hai capito? Può darsi che, chiaro, un cavallo importante cerchi di avere qualche attenzione in più, però sono d'accordo con te che un cavallo dovrebbe correre. Intanto, cavallo mentre tu cerchi di che ti leggo il campo. Già fatto, Delia di Pomerò, quarta Baie de Quenost. E Cica invece come si è comportata? Niente, non c'è. Non pervenuta. Non c'è, RP, Cica de Jour, RP, ha rotto subito. E Tessa Fermi invece? Tessa Ferba era già in rottura da un bel po', già in rottura. Ah, quindi niente, non si è allineata, non si è allineata. Sì, non si è allineata. Va bene. Ascoltami, allora, il campo dell'Encat di domenica 16 febbraio, sì. Gruppo 2, 55.000 euro di dotazione, allora sono 2.250 metri, con il numero 1 Sharon Gar, Roberto, sì. Vecchione, con il numero 2 Demos Racing, non è ancora dichiarata la guida, sì. 3 Wauka, Andrea Farolfi, 4 Ursa, sì. Caff, Antonio Di Nardo, 5 sì. Sonia René Legati, col 6 Zania B, Gocciadoro, e col 7 Vincent Ferm, GP Minucci. Con il numero 8, sempre a 2250 metri tutti, con il numero 8 Zanzibar Wise AS non dichiarata la guida, Toscarella con il 9 senza guida, 10 Vernissage Griff con Gianni Riccio, l'11 Viola Trio Marco Stefani, 12 Star Griff Italia non dichiarata la guida e con il 13 Til Etoile con Alessandro Raspante. Raspante. Ecco, io guardando velocemente le genealogie su cui poi noi ci lasceremo con la solita nostra scommessa inutile, io leggo 2 Varen, leggo un Muscle Massive, Mago d'Amore, Muscle Yankee, e ce n'è qua, 3 Varen, sì. 3 Varen, sì. Sharon Gar, sì. Toscarelli, Vernissage Griff, 4 sì. Con Star Griff Italia, Ale, Exploit Caf, che buttiamo? Io prendo Gocciadoro, Zania B, Equinox B. Equinox B, bravo. Equinox B. Si è preparato. Sì. Dimmi anche la mamma. Non me la ricordo. Io ce l'ho scritto. Non me la ricordo. Fendi B. Mentre invece io non saprei esattamente con chi andare, ma per simpatia vado con Ursa Caf, perché ha vinto l'ultima con VP e io sto ancora con Ursa Caf. Stavolta con Antonio Di Nardo, Exploit Caf e Chrismar, se leggo bene. Exploit Caf, benissimo. Equinox B contro Exploit Caf, 2 E. Indigene. Ce la giochiamo esatto con dei pari età. Sì, con dei pari età, 2 E indigeni. Sai cosa però, Moreno? Sì. Non ci possiamo scommettere il caffè? No. Perché adesso nemmeno te possiamo prendercelo, quindi ci scopriamo una cedrata. È vero, una cedrata. Sì, una cedrata. Allora, una cedrata, sì. E con la cedrata noi salutiamo il nostro pubblico, tutti i nostri ascoltatori. Ringrazio ovviamente l'Elisabetta che è stata nostra ospite, ringrazio immancabilmente Moreno per la sua competenza e la sua simpatia. E mi saluto da solo, ciao. Ecco. Ci rivediamo tutti alla prossima puntata. Non mancate Race Off su Lipto, www.lipto.it. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao.